Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo delle maschere per capelli della Garnier. Queste sono della linea Air Food. Io ne ho provate due, una alla banana e l'altra all'aloe. E oggi vi parlerò di come mi sono trovata e di alcuni consigli per utilizzarle. Prima di passare al video però vi volevo invitare a mettere vi piace a questo video se trovate utili le mie opinioni e i miei consigli e iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video. Sigla! Allora, come vi dicevo, queste sono le maschere che ho provato, una alla banana e l'altra all'aloe. Queste maschere sono molto interessanti perché hanno una funzione 3 in 1 e possono essere quindi utilizzate in vari modi, in tre modi diversi, adesso ve li andrò a spiegare. E sono con 98% di ingredienti di origine naturale. E il loro prezzo è abbastanza conveniente, però non è uguale ovviamente in tutti i posti dove li andate a comprare. E io una l'ho presa sui mi sembra 4,50 euro e l'altra sui 5,50. Comunque il prezzo varia dai 4 ai 6 euro a seconda di dove le trovate o se eventualmente sono in offerta. Nei supermercati più piccoli comunque non le trovate, quindi è inutile che andate a cercare, dovete andare nei grandi supermercati, ad esempio quelli che sono presenti nei centri commerciali, perché si trova a sud, perché solitamente al nord, almeno per la mia esperienza che sono stata diverse volte a Milano, quasi tutti i supermercati sono molto grandi, quindi sicuramente riuscirete a trovarli. Io qui al sud non li trovo di facile reperibilità, una l'ho trovata super conveniente, l'altra mi sembra di averla presa, se non mi sbaglio, all'Auchan, al supermercato Auchan. Allora, ne esistono di vari tipi, ad esempio c'è anche quella al macadamia che io ancora non ho provato, però comunque prendete questa recensione buona per tutti i generi di maschere Air Food che trovate, perché la composizione ovviamente è la stessa. Adesso andiamo un attimino ad analizzarla. Ovviamente quello che cambia sono soltanto alcuni oli e la fragranza, perché per quanto riguarda consistenza e sensorialità restano uguali per tutte le maschere. E io qui vi faccio l'esempio di queste due. Ad esempio, intanto una cosa che devo dire a favore della Garnier: io non mi trovo mai bene con i prodotti della Garnier. L'ultima volta ho provato ad utilizzare una loro crema viso, non mi sono trovata per nulla bene, però una nota positiva è quella appunto della lista degli ingredienti dei prodotti che fanno con formulazione di origine naturale. Infatti la lista degli ingredienti praticamente è fatta a scaletta e accanto ti dice che cos'è. Questa appunto la trovo una cosa ottima ed è una trasparenza in più verso il consumatore che magari non sa leggere la lista ingredienti di quel determinato prodotto. Come vi dicevo, appunto, le formule sono uguali, quello che cambia è quella alla banana, secondo me è un po' più nutriente, e vi spiego subito perché. Ha una lista appunto degli oli e degli ingredienti, per così dire, pregiati o che comunque aiutano il capello, leggermente più lunga, ma stiamo parlando di uno o due ingredienti in più. Difatti, allora, al primo posto abbiamo l'acqua e poi abbiamo tutti gli addensanti e gli emulsionanti, che qui dice cedril alcol, glicerina, che è un umettante, isopropil miristate, è sempre difficilissimo pronunciare questi ingredienti, e poi vabbè, un altro ingrediente, quindi in totale sono 4, e specifica che sono di origine vegetale, ed effettivamente così è. Dopodiché abbiamo appunto i cosiddetti ingredienti pregiati. In questa all'aloe abbiamo olio di soia, aloe vera, olio di semi di girasole, uva, estratto di uva e olio di cocco. In questa invece alla banana abbiamo burro di karité, olio di oliva, succo di banana, perché qua dice banana fruit juice, olio di soia, olio di semi di girasole, rosmarino, estratto di rosmarino. E un po' più in basso abbiamo l'olio di cocco e l'olio di avocado, mentre qui un po' più in basso mi sembra che non abbiamo null'altro. Quindi questa maschera ovviamente è un po' meno nutriente rispetto a quella alla banana. Diciamo che questa è più idratante, infatti la confezione dice idratante, e qui invece abbiamo la scritta nutriente.
Per il resto ovviamente restano uguali le formulazioni degli emulsionanti, la consistenza, la sensorialità è uguale in tutte le maschere. Quindi ovviamente mi sono trovata meglio con quella alla banana. Mentre questa, l'aloe vera, l'ho trovata appunto idratante, ma neanche così tanto, onestamente. Io non ho i capelli particolarmente secchi e già su di me noto che non ha tutta questa efficacia, quindi immagino per una persona che ha i capelli particolarmente secchi, ad esempio mettiamo una riccia che deve gestire appunto i suoi capelli ricci, io ovviamente non mi sento di consigliarla perché secondo me è un po' vuota come maschera, mentre invece questa la banana l'ho trovata leggermente più nutriente. Ovviamente non vi aspettate miracoli perché non sono prodotti miracolosi, sono sempre prodotti da supermercato, da banco, che hanno un prezzo comunque competitivo, ma non fanno miracoli. Per quanto riguarda il profumo, quello alla banana io l'ho adorato, è buonissimo, proprio mi piace da morire, la maschera qui l'ho totalmente finita. Mi è piaciuto tantissimo perché profumo veramente di banana, che a me è un profumo che piace tantissimo, però vi posso dire che non per tutti era così. Alcune persone l'hanno trovato troppo stucchevole, anche perché è un profumo persistente sui capelli. Quindi alcune persone mi hanno detto che non gli piaceva il profumo dei miei capelli, soprattutto le mie coinquiline che magari mi vedevano andare in giro col balsamo sui capelli, sentivano appunto questo odore nella stanza e devo dire che l'hanno trovato sgradevole, cosa che invece per me non è così, ma quella è una cosa soggettiva. Mentre il profumo di quella all'aloe, allora questa è a metà, è un profumo, cioè non sa di pulito, non è persistente sui capelli, non mi è piaciuto particolarmente, diciamo. Come uso? Vi dicevo che queste maschere hanno tre utilizzi, infatti può essere utilizzata come maschera pre-shampoo, come balsamo e come trattamento post-shampoo. Andiamole a analizzare insieme. Allora, come maschera pre-shampoo io la trovo abbastanza utile se siete di quelle ragazze pigre che non gli va magari di prendere una ricetta e ricrearla a casa o non gli va di comprare una maschera per capelli che magari è più ricca e ovviamente è più costosa. Quindi io devo dire che come maschera pre-shampoo senza troppe pretese assolutamente lo consiglio. Magari vi consiglio di aggiungerci un cucchiaino di olio, potete aggiungere anche del semplice miele. Sono tutti ingredienti ovviamente che vanno ad aumentare il potere nutriente sui capelli. E sono ingredienti anche che trovate a casa, quindi insomma non avete scuse, basta che prendete una tazzina e ci mettete dentro un po' di balsamo di questa maschera e dentro ci mettete un cucchiaino di olio e un cucchiaino di miele, mischiate e mettete sui capelli, perciò non avete scuse, lo potete fare. E in quel caso ovviamente il potere del nutriente della maschera si fa sentire molto di più. E io la lascio in posa almeno mezz'ora, se potete di più bene, altrimenti mezz'ora va più che bene. Io ovviamente lavorando adesso mezz'ora, comunque massimo tre quarti d'ora, non riesco a tenerla di più. E come balsamo li ho trovati invece entrambi ottimi. Come maschera ovviamente preferisco quella alla banana perché contiene più oli e più nutriente. Invece come balsamo li ho trovati equivalenti perché come vi dicevo appunto il potere districante e la formulazione è sempre quella, quindi vanno bene entrambi. Ovviamente non vi aspettate che siano super districanti, mettetene una bella dose sui capelli, io anche se li ho corti, considerate che ne metto, ma saranno almeno in cucchiaini, saranno almeno tre cucchiaini. Poi a occhio e croce perché ovviamente io la prendo con le mani, però più o meno saranno tre cucchiaini. Come trattamento senza risciacquo, quindi post shampoo, non mi sento di consigliarvelo in questo periodo invernale. Tutte noi facciamo sempre la lotta a chi si lava i capelli di meno, perché ovviamente lavare i capelli troppo significa sfruttarli troppo, asciugarli troppo col phon, sfibrarli e inevitabilmente più li lavi e più si ingrassano perché ovviamente il nostro corpo produce il sebo per proteggere la cute, quindi più andiamo a sgrassare e l'effetto sarà quello di avere i capelli sempre più grassi. Quindi non mi sento di consigliarvi di mettervi neanche una piccola quantità
a capelli bagnati prima di asciugarli, perché secondo me li appesantisce tantissimo, fa durare di meno la piega e comunque li ingrassa e li sporca. Però questa qui io l'ho provata in estate. Ecco, in estate io mi sento di consigliarlo perché penso che più o meno tutti, se non quasi tutti, in estate ce l'hai ai miei capelli una volta al giorno, o comunque un giorno sì, un giorno no, perché si suda e inevitabilmente i capelli vanno lavati e si ingrassano. Io poi quasi tutti i giorni vado al mare, quindi in estate per me è d'obbligo lo shampoo ogni giorno. Allora in quel caso mi hanno aiutato tantissimo a non rovinarmi i capelli, sia per il sole e sia per i lavaggi troppo frequenti. L'ho utilizzata efficacemente anche in spiaggia perché essendo appunto con il 98% di ingredienti di origine naturale non possiamo toglierci lo sfizio di metterne appunto una bella quantità appena usciti dall'acqua, anche con i capelli fatti di sale. Io ne prendo una noce e li metto appunto sulle punte dei capelli perché mi aiuta a prevenire la secchezza dovuta al sale e lì mi sono trovata bene, ma nel periodo invernale non mi sento di consigliarvelo perché ve li ingrassa. Tra l'altro vi posso portare anche le esperienze delle mie cognate, hanno entrambi i capelli ricci, una è più, ha i capelli più ricci e più sottili e mi ha detto che ha utilizzato questa all'aloe come trattamento post shampoo e non si è trovata per nulla bene, ha dovuto rilavare i capelli, mentre l'altra che ha i capelli un po' più lunghi e leggermente più sottili, ma neanche di tanto, un messaggio, leggermente più sottili ma neanche di tanto, invece si è trovata benissimo come trattamento post shampoo, quindi ovviamente i miei sono, odio quando mi scrivono una parola per messaggio, ovviamente i miei consigli sono assolutamente soggettivi, io non vi posso che dire provate, vedete come vi trovate, assolutamente vi consiglio di provare queste maschere. Io ne proverò ovviamente altre e poi magari vi saprò dire, per ora l'impressione che ho avuto è che come profumo sono ottime e districano bene i capelli, sono abbastanza nutrienti, ovviamente quella all'aloe di meno e quella alla banana molto di più e quindi la mia recensione è assolutamente positiva. E questo era tutto per questo video, e io vi saluto e ci vediamo al prossimo.